Ieri 5 novembre si è registrata una nuova puntata del Trono Classico e Over di Uomini e Donne. Grazie al vicolo delle news possiamo dirvi che cosa è accaduto. Si comincia come al solito, indovinate con chi? Con Tina Cipollari e Gemma Galgani. Ovviamente hanno litigato perché quest'ultima, Gemma, non è scesa dalla passerella, quindi l'opinionista non ha potuto dedicargli la canzone che aveva cercato proprio per lei. Indovinate qual è? Sei rimasta sola. Ma Tina fa partire lo stesso questa canzone e poi per Gemma arriva un nuovo corteggiatore, un signore che lo fa arrestare pur però lei non avendo sentito la scintilla. Si passa ai tronisti, in modo particolare si parla di Andrea Nicole, che non è uscita con nessuno dei suoi due corteggiatori, ma in studio però per lei c'è solo Alessandro, perché Ciprian le fa sapere che non sarebbe più tornata in studio. Quindi lei va a riprenderlo con le lacrime agli occhi. Arriva poi Roberta, che è andata in esterna con Luca e con lui c'è un bacio, ma Maria fa notare che ha fatto l'esterna anche con Samuele, dove anche con lui scatta il bacio. Ma passiamo adesso, sempre grazie al vicolo delle news, a quello che è successo per quanto riguarda Marcello Messina. Lui infatti vuole abbandonare Uomini e Donne dopo che è uscito con Jessica. La situazione con lei non è andata bene perché ammette che si è addormentato. Entrano tre donne per lui e le elimina tutte e annuncia anche di voler lasciare il programma. Scoppia così una lite con Armando Incarnato, che lo accusa di essere un bugiardo. Lui infatti aveva detto che quest'estate non aveva fatto nessuna vacanza, mentre Armando ha le prove con la foto che lui in vacanza c'è stato e anche con la sua ex. Allora Marcello ovviamente decide di restare per vedere nella prossima puntata questa foto, ma Armando la mostra subito in studio. Si tratta di una foto scattata in Liguria con amici, ma senza la sua ex fidanzata. Ovviamente tutti credono a Marcello, anche Gianni Sperti. Ma interviene immediatamente Maria De Filippi per cercare di placare gli animi. Infatti dice proprio Maria che questa persona che ha dato la foto ad Armando Incarnato è una persona che è conosciuta Uomini e Donne, perché vuole gettare fango proprio sul programma ed è nota agli autori per la sua inattendibilità. Così Armando chiede scusa, si alza e dà la mano a Marcello. Nel frattempo ritorna in studio Andrea Nicole con Ciprian e lui decide di dedicarle di ballare una canzone sulle note di Fedez, meglio del cinema. Questo e tanto altro nella registrazione di Uomini e Donne. Voi se volete continuate a seguirmi.